Ciao a tutti, oggi vi dico il mio portafoglio di ETF che ho scelto per l'anno 2021, visto che quest'anno dicono tutti che sarà l'anno del mercato asiatico, comunque il decennio del mercato asiatico, soprattutto quello cinese, ho modificato il mio corso su dei mai, lista degli ETF per massimizzare guadagni più del 400% in 10 anni. Massimizzare i guadagni, ok. Adesso i nostri investimenti sull'app, ok. Come vedete, questo qui è lo screenshot di domenica, mi sembra che l'ho fatto. Quindi, prima è mercoledì ora 5, però ci sono, siccome c'è stato il Covid, l'aumento dei casi di Covid, è sceso a 4,2, peccato, sto facendo tanti soldini, e come vedete ho diviso i fondi, li ho acquistati uno a inizio gennaio, un altro a ottobre, per cui sono un attimino, sono cresciuti di più, mentre gli ETF Li ho comprati a inizio anno, o fine dicembre inizio anno, e le azioni da poco, sono ancora basse. Come vedete sono già 4,2, l'investimento sta andando bene, e penso che farò bene anche quest'anno, almeno secondo quello che dicono i vari economisti. Ecco la mia suddivisione del portafoglio. Come vedete è suddiviso in 26% in USA, il 33% in Asia, di cui ci sarebbe anche ad aggiungere il Giappone, ma in genere lo mettono da parte, il 27% in Europa, il resto è Sud America, Canada e poi c'è Australia, Indonesia e Nuova Zelanda. Sud America, anche Sudafrica, cioè anche l'Africa, non mi ricordo adesso. E qui la suddivisione per nazione. Come vedete, USA 26,3, Cina 18, poi tutti i paesi, c'è anche Sudafrica, come vedete 0,5, Canada, la Russia, il Giappone, il Brasile, tanto Svizzera, perché io uso un sistema difensivo basato sulle nazioni, non come gli altri con basato sul sugli asset come si chiamano di settore, ma il mio si basa su difensivi nazionali, che sono come la Svizzera, che è una nazione che è una moneta, e il Giappone sono due monete difensive, ma anche il loro mercato abbastanza difensivo, il loro mercato azionario, per cui li ho inseriti. Poi come vedete c'è anche Europa. Ho sentito una cosa strana, che che con la fine del Covid forse la Spagna ci supera. Prima pensavo che era una stupidata, poi ho visto bene negli investimenti, ho visto che effettivamente investendo in modo molto lucrativo in ETF che performano, ho visto che effettivamente la Spagna è lo 0,7 e l'Italia è una di queste righine qui, che forse una righina di queste, che forse questa qui è arancione, che meno ancora della Spagna, e poi effettivamente mi sto chiedendo se di poco, però la Spagna effettivamente ci sta battendo in investimenti lucrativi. Non abbiamo settori così lucrativi, a quanto pare. Ecco, poi vi faccio vedere. Se volete acquistare il mio ETF, 20 euro, praticamente vi spiego come funzionano, come comprare,
vi mostro il mio portafoglio proprio con i singoli ETF che dovrebbero performare, vedendo l'andamento dell'anno scorso, il 400%, cioè del decennio scorso, dovrebbero fare il 400% entro il 2030. Se effettivamente, secondo gli economisti, dicono così, che ci sarà anche in questo decennio una forte crescita come il decennio scorso, per cui dovrei fare più del 400%, cioè io mi prefisso del 400%, ma probabilmente sarà anche di più se va come il decennio scorso, almeno si spera. Quindi ti dico qual è il broker per acquistare gli ETF o meglio banca. E poi ti spiego la mia diversificazione geografica per ottenere una crescita costante del capitale e abbassare il rischio, nonché un misto tra geografica e settoriale per performare meglio il mercato, no? Per ottenere questo 400%. Quindi qua vi spiego la solita tarantella, che bisogna investire a 5-10 anni, investimento minimo. Che poi, come immagino sappiate, probabilmente nel prossimo futuro lavoreremo part time a causa dell'intelligenza artificiale, per cui vi conviene investire oggi per avere così una pensione, domani, perché altrimenti sarà bassissima e si dovranno probabilmente pagare anche la sanità, sia la parte chirurgica che quella a base di medicine. E poi appunto poi anche lo stipendio, poi non è detto che avremo uno stipendio, ma probabilmente ci bloccheranno le carte di credito con un limite mensile, perché dovremmo mantenere sia i pensionati che con i porti aperti gli africani e i debiti che fanno i geni come Gualtieri e compagnia bella. Meglio, come i vari governi che si succederanno. Infatti, cioè, quando andrò in pensione ci saranno 4 giovani ogni 6, però alcune statistiche dicono che ci saranno ogni 3 giovani 6 pensionati. Per cui è meglio prevenire oggi, quindi investire in effettive groove che crescono molto velocemente, per poi comprare azioni o ETF che danno dividendi. Ma quando deciderete di andare in pensione, vendete tutto in dividendi e col vostro probabilmente anche più di 400% se li tenete più di 10 anni. Poi comunque io l'aggiorno, se non annualmente, ogni 6 mesi più o meno, per cui ci avete aggiornamenti inclusi nel prezzo, per cui adesso un 2,5 naturalmente, se lo comprate vedrete che nel giro di pochi anni saranno un sacco di ore in più con molti ETF da aggiungere cioè come farò io gli asset, un po' li aggiungerò, un po' alcuni che non rendono magari li eliminerò, non saranno più lucrativi in quel periodo storico perché ci sia un altro Covid, che so, un altro casino, non so, quelli che si ribellano contro l'intelligenza artificiale, cioè c'è gente che le vuole tassare, poi tassano l'intelligenza artificiale e si mettono a piangere, ma gli olandesi pagano meno tasse di noi, vabbè, compagnia bella, e si mettono a piangere. Ah, vabbè, speriamo non si mettano a tassare l'intelligenza artificiale. Qui, come vedete, c'è l'introduzione, questo qui è l'anteprima, la potete visionare, senza bisogno di comprare il corso, cos'è l'ETF, come scegliere un ETF, il portafoglio per arrivare a 400%, gli ETF, innovazioni difensive, ETF Europa, le tigri, quelli che dovrebbero performare molto, poi questo è un ETF che ha fatto il 450% in 10 anni,
ne mostro uno, però chiaramente un portafoglio non può essere fatto solo da un ETF. Poi questo qui è gratuito, anteprima, perché costruire un portafoglio difensivo che resiste alle pandemie. Non so se tutte, ma no. Se fallisce un portafoglio del genere con un 3 ETF fortissimo da inserire nel portafoglio, perché se falliscono quei 3 ETF vuol dire che praticamente siamo rovinati. Poi qua c'è il ribilanciamento secondo Biden, giustamente l'ho fatto mi sembra il mese scorso questo, che ha aggiunto altri 3 ETF. Poi per il 2021, quindi cosa si prevede, quale settore crescerà più nel 2021. Qua sono 3 ETF molto belli che dovrebbero tutti performare bene. E poi sto in costruzione un portafoglio per arrivare al 600%, però in costruzione, perché vediamo come vanno questi ETF. Poi li metterò qua dentro e ne cercherò anche di altri se ne trovo, perché nel frattempo stanno uscendo un sacco di altri ETF, per cui sono tutti da controllare, da analizzare, verificare, ma è da inserire. Però forse ci metterò anche qualche fondo e anche qualche azione per arrivare al 600%, non solo ETF. Poi dove trovare le informazioni per rimanere informati? Qui sono i link di news, youtuber, eccetera, eccetera, quelli che secondo me vi possono indirizzare meglio a diventare autonomi nella scelta degli ETF, o se volete guardate, potete prendere un portafoglio se vi sembra più facile o non volete stare lì a impazzire. Va bene, questo è tutto. Ciao a tutti, alla prossima.